Sibilia, siamo agli sgoccioli di questa campagna elettorale, cosa vi aspettate? Ma sicuramente ci aspettiamo che tutto il lavoro che stiamo facendo alla fine arrivi a un bel successo il 4 marzo, questa è la cosa più importante. E secondo me la risposta che abbiamo dalle persone è forte e anche quella dai parte dei partiti è forte, perché stiamo notando, mi sono accorto che siamo a 10 giorni dalla campagna elettorale, dalla chiusura, perché iniziano ad arrivare le telefonate, qualcuno che chiede conto dei piaceri che ha fatto, dei diritti che sono stati venduti come piacere. Io spero che questa volta i cittadini tengano duro e riescano a respingere la clientela e a dare veramente un voto libero il 4 marzo. Un messaggio per tutti coloro che non hanno più fiducia nelle istituzioni, ma soprattutto nella politica, ce ne sono parecchi, parliamo di disoccupati, persone che hanno perso da poco il lavoro, c'è anche il caso appunto delle delocalizzazioni delle aziende, l'ultimo caso in Piemonte. Un messaggio per tutte queste persone? Io credo che a queste persone non possiamo raccontare più chiacchiere, devono badare ai fatti, devono vedere quello che hanno fatto i partiti di centrosinistra negli ultimi governi che hanno sostenuto e anche quelli di centrodestra, tutte le promesse che hanno fatto e non hanno mantenuto, e quindi mi auguro che questo sia il momento nel quale si scelga per una forza che in 5 anni, quella del Movimento 5 Stelle, ha dimostrato di essere coerente e credibile, e che finalmente ci si dia una chance per poter far governare il Paese una forza politica che ancora non l'ha mai governato, quindi possiamo soltanto fare meglio. Si è parlato tanto del caso cosiddetto Rimborsopoli, però diciamo che negli ultimi giorni si è parlato anche di altri scandali in riferimento appunto ad altri partiti. Sì, la cosa più grave che è venuta fuori durante questa campagna elettorale credo sia la commistione netta che abbiamo visto tra imprenditori spregiudicati, politici corrotti e criminalità organizzata sul traffico dei rifiuti, sul traffico illecito dei rifiuti, che ha coinvolto anche delle persone che magari sono state poste a gestire l'ente idrico Campania, dalle quali vorremmo anche delle risposte. E soprattutto delfini di persone molto importanti come i De Mita, che insieme a De Luca hanno gestito questi traffici alle spalle dei cittadini, e credo che loro debbano dare conto di quelle immagini, e chiaramente la magistratura ci sta lavorando. Mi chiedo con quale faccia oggi abbiano il coraggio ancora di presentarsi alle elezioni politiche, e mi auguro che i cittadini tutti possano avere un giudizio serio e una mano sulla coscienza quando si andrà a votare, perché queste persone sono ancora candidate, ricordiamolo, e non vanno scelte perché continueranno con il loro modo di gestire la cosa pubblica come fosse una cosa privata.